La guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più profondamente di quanto risulti a prima vista. Ha distolto gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale. Li ha persuasi che non c'è possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari. Una società moderna si basa su una grande varietà di specializzazioni, ma può sussistere soltanto se conserva la possibilità di abolirle a un certo momento per sacrificare tutto a un'unica esigenza rivoluzionaria. È questo il senso morale, non tecnico, della mobilitazione. Una gioventù che non si conserva disponibile, che si perde completamente nelle varie tecniche, è compromessa. A un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell'utilità comune. Ciascuno deve sapere prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento. Questo vale soprattutto per l'Italia. Gli italiani sono un popolo fiacco, profondamente corrotto dalla sua storia recente, sempre sul punto di cedere a una viltà o a una debolezza. Ma essi continuano a esprimere minoranze rivoluzionarie di prim'ordine, filosofi e operai che sono all'avanguardia d'Europa. Musicisti e scrittori, dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Quanto a me, ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo. Ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia, è l'unica possibilità aperta e l'accolgo. Dalla lettera di Jaime Pintor al fratello Luigi del 28 novembre 1943. Questa lettera io credo sia una preziosa testimonianza di sentimenti e stati d'animo che a livello individuale coinvolsero un'intera generazione di giovani intellettuali in quei mesi cruciali tra la fine del 1943 e i primi del 1944. Tuttavia, il problema del rapporto tra intellettuali e resistenza non è soltanto quello del loro pronunciamento individuale, pur importante, né può essere circoscritto alla loro produzione artistica post-bellica in termini di esperienze di lotta, di travaglio di idee e sentimenti, per dirla con Alberto Asorrosa, di contatto col mondo operaio e contadino che essi riverseranno nell'abbondante e abbondantemente studiata letteratura della Resistenza. Quello che in questa sede vorremmo invece tentare di approfondire tocca vicende relative alla condizione stessa di intellettuale nel periodo che ho appena richiamato, più immediatamente riferibili dunque all'ambiente culturale, studentesco, universitario in primo luogo, e ai rapporti tra intellettuali e Partito Comunista Italiano. Nell'affrontare questo tema che mi è stato assegnato dal presidente della nostra associazione, Paolo Cioffi, ho consultato alcuni testi. Debbo qui dar conto soprattutto di un testo preziosissimo che è la storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spriano, a cui ho attinto abbondantemente. Intanto un breve cenno
al clima di quei mesi. C'è una generazione che non è affatto nel suo insieme già acquisita tutta quanta alla resistenza, come alle volte saremmo invogliati a pensare. Non manca la propensione in alcuni ad arruolarsi nelle milizie della Repubblica di Salò per un malinteso riscatto dal tradimento regio, cosiddetto. Inoltre, e questo riguarda più direttamente Movimento Operaio, Partito Comunista, nei figli dei contadini e degli operai, l'avversione per gli studenti, intesi come una categoria ben precisa, quelli per intenderci che facevano le dimostrazioni per l'entrata in guerra nel 1938-39, ma poi in guerra ci andavano soprattutto manovali, braccianti e contadini, è tutt'altro che scomparsa. Perciò nelle file partigiane l'inserimento e l'integrazione degli studenti e degli intellettuali risulterà spesso problematica. Ma accadrà anche che quadri operai del partito, come il piemontese Luigi Capriolo, martire della Resistenza, porterà al Partito Comunista Italiano e alla lotta partigiana intellettuali come Ludovico Geymonat e Antonio Giolitti. Cosa accade nelle università? Durante i 45 giorni cosiddetti badogliani, uno dei rari processi di defascistizzazione avvenne proprio ai vertici delle università con la nomina a rettori di uomini di cultura antifascisti. Se Concetto Marchesi fu nomminato a Padova e Omodeo a Napoli, Piero Calamandrei diventò rettore a Firenze e De Ruggero a Roma. Poi, nelle settimane successive all'8 settembre del 1943, le università diventano un terreno di contesa e di scontri. L'anno accademico 1943-1944 a Roma si sarebbe dovuto inaugurare il 17 gennaio del 1944 e segnare nelle intenzioni dei nazifascisti una sorta di ritorno alla normalità. Ma l'inaugurazione dell'anno accademico servì invece all'antifascismo organizzato come occasione di mobilitazione dei giovani contro gli occupanti. Mario Alicata stese un manifesto di agitazione firmato Comitato Studentesco di Agitazione e la protesta scoppiò subito dopo, clamorosa. Maurizio Ferrara improvvisò due comizi dinanzi al Policlinico e alla Scuola di Applicazione di Ingegneria. L'università restò praticamente chiusa. Il fermento si estese quindi anche agli studenti delle scuole medie e un giovane comunista, Massimo Gizio, venne ucciso. Ma mi soffermerò ora su due casi che gettano luce su alcuni aspetti del rapporto che si va realizzando in quel periodo tra intellettuali e partito. Quando parlo di partito, almeno io intendo Partito Comunista Italiano. Bene precisarlo, diciamo, di questi tempi. Un rapporto, come vedremo, talora complesso e non privo di contraddizioni. Sono i casi riguardanti un illustre latinista, Concetto Marchesi, già citato, e uno scrittore, Elio Vittorini. Partiamo dal caso Marchesi. Concetto Marchesi, l'ho già detto, era stato nominato rettore a Padova durante i 45 giorni badogliani e aveva dato poi le dimissioni dopo l'armistizio. Ma il nuovo ministro fascista della Repubblica di Salò, ministro fascista dell'Educazione Nazionale, Carlo Alberto Biggini, gli rinnova la nomina come rettore di Padova il 4 ottobre del 1943. Marchesi accetta di rimanere sulla base di un accordo che prevede l'inviolabilità dell'Ateneo da parte di tedeschi e fascisti. Marchesi, col prorettore Meneghetti, altri docenti e Silvio Trentin, dirigente di Giustizia e Libertà, che propugna nel Partito d'Azione la massima collaborazione con i comunisti,
incomincia a fare dell'Ateneo Patavino un centro di organizzazione antifascista. Nasce il primo Comitato di Liberazione Regionale Veneto, le cui riunioni si tengono quasi sempre nello studio del rettore. Il PC però mette sull'avviso Marchesi: non è accettabile il compromesso raggiunto con il ministro fascista. Non si può dare nessun riconoscimento, neppure implicito, alla legittimità del governo di Mussolini. Nella corrispondenza interna al partito tra il centro milanese e quello romano, i giudizi espressi sono aspri e severi. Ci dicono di una sostanziale emarginazione del rettore Patavino. Tuttavia, Marchesi prosegue per la sua strada e decide di inaugurare l'anno accademico il 9 di novembre, quando nell'Aula Magna scoppiano tumulti a seguito dell'arrivo di studenti in divisa repubblichina e armati che occupano la tribuna degli oratori. Rettore e prorettore li allontanano fisicamente a viva forza e subito dopo Concetto Marchesi pronuncia un discorso tutto incentrato sui valori del lavoro umano, del mondo del lavoro come regno atteso della giustizia, testuale. Parla agli studenti di una comune pena e speranza, che essi intendono bene quali siano. Ed è in nome di questa Italia dei lavoratori, degli artisti e degli scienziati, così si esprime Marchesi, che inaugura il 722esimo anno accademico dell'Università di Padova. La stampa fascista strumentalizza l'episodio presentandolo come un avallo del rettore Marchesi al nuovo Stato. Il caso viene giudicato grave sia dal centro dirigente del PC di Milano sia da quello di Roma. Si sospende praticamente dal partito Concetto Marchesi, anche se non si arriva all'espulsione. In questa situazione Marchesi non può fare altra scelta se non quella delle dimissioni. Con una lettera al ministro le motiva con l'impossibilità di collaborare con un governo da cui, dice Marchesi, mi distacca una capitale e insanabile discordia. Il 28 novembre, entrato in clandestinità, stila la celebre lettera agli studenti, che circola poi nell'università i primi di dicembre. È uno dei documenti più alti della Resistenza e il suo appello alla lotta aperta, alla guerra partigiana, sarà raccolto dai suoi studenti in primo luogo. Voi, insieme con la gioventù operaia e contadina, dovete rifare la storia d'Italia e costruire il popolo italiano. Marchesi si rifugerà poi in Svizzera, poi nell'ottobre del 44 nell'Ossola liberata e infine raggiungerà Roma verso la fine dello stesso anno. Secondo caso, il caso Vittorini. Ecco, è importante osservare che al di là delle vicende personali, l'aspetto del rapporto politico e umano con l'intellettuale, che in un certo senso è un outsider, non è meno rilevante. Lo si coglie, diciamo, analizzando la questione relativa a Elio Vittorini. Se il rigore disciplinare, e sono tempi, diciamo, che richiedono un notevole rigore disciplinare, ha investito lui come altri militanti, si potrebbe non meno fondatamente affermare che nei riguardi di questi intellettuali il gruppo dirigente manifesta più comprensione che in altri casi. Quando, proprio in questo stesso periodo, Elio Vittorini viene chiamato dal partito a Roma, lui sta a Milano, però non riesce a superare Firenze, quindi torna a Milano e per un certo tempo si isola dall'attività partigiana. Il commento di Secchia è severo, ma tutto sommato longanime. Il 10 dicembre, così scrive a Roma Secchia, dove si preme per
perché vengano adottate misure disciplinari nei confronti di Vittorini. Dice Secchia ai compagni di Roma: tenete presente che Vittorini è anche lui uno di quei compagni intellettuali molto giovani di partito, con ancora scarso spirito di partito, con tutte le qualità e i difetti che hanno gli artisti. Egli ha già servito e potrà ancora essere utile domani al partito. Lo dobbiamo buttar via? Voi sapete bene che con questa gente non si può trattare alla stregua di tutti gli altri. Attualmente egli lavora per proprio conto come scrittore e per questo non vuole andare via da Milano. Sta negli archivi naturalmente questa lettera di Pietro Secchia. Vittorini lavorava in quel periodo alla stesura di Uomini e No. Di questa natura durissima erano i tempi, tempi di scelte drammatiche, di percorsi accidentati in quell'inverno 43-44 per gli uomini di cultura, così come del resto per qualsiasi ragazzo di leva, per qualsiasi lavoratore chiamato a scioperare contro gli occupanti. Jaime Pintor, dal quale siamo partiti, cade pochi giorni dopo aver scritto quella lettera al fratello, cade il 1° dicembre. Leone Ginzburg viene arrestato a Roma il 19 novembre e verrà atrocemente seviziato, morirà in carcere a febbraio. Gli uomini più rappresentativi della cultura libera e progressista sono spesso in prima linea, da Renato Guttuso, impegnato in missioni militari in Abruzzo, a Romano Bilenchi, che lavora nell'organizzazione fiorentina del partito, a Ranuccio Bianchi Bandinelli, membro del CLN di Firenze, che verrà incarcerato alle Murate dopo aver reso noto che si considerava fuori dell'Università Italiana finché fosse durata la Repubblica di Salò. Si iscriverà al PC nel 1944. Da due intellettuali milanesi come l'architetto Beltrami, già leggendario capo partigiano, il grafico Albe Steiner, a un valoroso economista come Franco Antolini, che organizza i garibaldini genovesi, da uno studioso di formazione gobettiana come Franco Antonicelli, che sarà poi il presidente del CLN piemontese, ad un giovane scrittore come Giovanni Pirelli, che combatte in montagna coi garibaldini. Infine, tre rapidi accenni a tre situazioni, definiamole territoriali. Intanto i GAP a Roma, di cui poi ascolteremo una dotta relazione sui GAP di Roma. Ecco, nei GAP a Roma prevale l'elemento intellettuale, lo studente, lo scienziato. Non so se è forzata questa. Ha un ruolo di leader Antonello Trombadori e c'è un episodio, quello del 7 novembre del 43, quando alcuni gappisti improvvisano comizi popolari. Franco Calamandrei lo fa a Piazza Fiume, Carlo Salinari a San Giovanni, Mario Leporati a Largo Tassoni. Collaborano a molte azioni artisti come Carlo Lizzani, Turcato, Renato Guttuso, Emilio Vedova e giovani studenti come Alfredo Reichlin, Luigi Pintor, Arminio Savioli. Milano. Milano non è da meno, diciamo, nella creazione di un movimento antifascista che comprende docenti e studenti universitari, artisti, uomini di cultura, giornalisti. Ma qui, per quanto concerne il mondo giovanile, abbiamo una novità che va oltre la presenza degli intellettuali, anche se li comprende al suo interno. È la creazione, su precisa indicazione del partito, promotore Giancarlo Paietta, del Fronte della Gioventù nell'ottobre del 1943. Questa organizzazione corrisponde precisamente all'idea di guerra di liberazione che hanno i comunisti, dunque un fronte
che mobiliti in un movimento di massa di ispirazione unitaria tutte le energie della nuova generazione disposte a impegnarsi contro i nazifascisti, sia sul terreno militare, sia nella lotta economica e sindacale, sia nell'attività culturale ed educativa. Nel primo numero del bollettino del Fronte della Gioventù, accanto ad un racconto partigiano di Elio Vittorini, intitolato Il ragazzo del 25, compare una rubrica di recensioni librarie scritta interamente da Curiel o Curiel, adesso non so. Si segnala tra gli altri il romanzo Furore di Steinbeck. Tra i promotori del fronte a Milano troviamo i nomi di Gillo Pontecorvo, Ernesto Treccani, Raffaele De Grada, Aldo Tortorella. Tortorella, che era studente in quel periodo e che aveva frequenti contatti con i professori Antonio Banfi e Federico Chabot. Antonio Banfi poi fonderà il Comitato di Liberazione Universitario, preparando anche il Fronte della Cultura, e l'illustre storico Federico Chabot, insieme con i giovani Giulio Einaudi e Ugo Pecchioli, sarà poi tra i protagonisti della Resistenza in Val d'Aosta. Infine, la Repubblica Partigiana dell'Ossola, solo una rapida notazione e una breve ma significativa esperienza che si sviluppa tra il 10 settembre e il 23 di ottobre del 1944. Intorno a quella esperienza gravitarono lo scrittore Franco Fortini, il filologo Gianfranco Contini, il poeta Sandro Sinigaglia e il già ricordato Concetto Marchesi. Sarà merito soprattutto, arrivo a una conclusione, sarà merito soprattutto di Togliatti, che traduceva in prassi le elaborazioni gramsciane sulla questione degli intellettuali, se tra il 1944 e il 1945 quella che era stata in una prima fase, come ho cercato di illustrare, una sorta di benevola simpatia del partito nei confronti degli intellettuali, assumerà lo spessore strategico di una politica orientata alla costruzione di un blocco sociale di cui essi intellettuali facciano parte organicamente. Una conferma di questa ulteriore svolta, ulteriore dopo quella più nota salernitana, di matrice togliattiana, viene dalla semplice consultazione della Rinascita pubblicata a Roma appunto nel periodo 44-45. Lì vediamo che tra le firme che compaiono spiccano tra le altre quelle ancora una volta di Concetto Marchesi, poi Vezio Crisafulli, Franco Rodano, Antonello Trombadori, Lucio Lombardo Radice, Renato Guttuso, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Massimo Caprara, Italo De Feo, Mario Mafai, Oreste Lizzadri, Alberto Moravia, Natalino Sapegno, Alfonso Gatto. E poi pure Elio Vittorini, Felice Platone, Antonio Pesenti, Franco Manacorda. Anche nella redazione romana dell'Unità Quotidiano, che vende all'epoca circa 46.000 copie, attorno a Celeste Negarville prima e poi a Velio Spano, si cimentano giovani e giovanissimi intellettuali, e compare anche il nome di un redattore capo che si chiama Pietro Ingrao. Concludo con un breve cenno alle testimonianze letterarie della Resistenza, quelle post belliche per intenderci. Le vicende del biennio, di quel biennio 43-45, hanno rappresentato, come ben sappiamo, la matrice di un flusso cinematografico, ci è stato ricordato questa mattina, ma anche un flusso narrativo molto intenso.
Nel 1949, in uno dei primi bilanci sul rapporto tra letteratura e resistenza, Italo Calvino evocò il realizzarsi per la prima volta dopo molto tempo di un denominatore comune tra lo scrittore e la sua società, l'inizio di un nuovo rapporto tra i due termini. Ricordiamo dunque alcuni romanzi simbolo della lotta di liberazione: La casa in collina di Cesare Pavese, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, I 23 giorni della città di Alba e Il partigiano Giorni di Beppe Fenoglio, La ragazza di Bube di Carlo Cassola e il già citato Uomini e No di Elio Vittorini. Mi piace dunque concludere in questo senso, nel senso cioè che nell'ascito civile e morale della resistenza c'è anche questo insegnamento. Non può esserci democrazia senza cultura, né cultura senza democrazia. Grazie.